Il 13 novembre è la giornata mondiale della gentilezza che dal 1998 si festeggia in tutto il mondo come World Kindness Day. Siamo in collegamento telefonico con l'assessore alla gentilezza del comune di Loro Ciuffenna, Wanda Ginestroni. Un caro saluto, assessore, grazie per essere con noi. Buonasera, grazie a voi per avermi ospitato. Assessore, innanzitutto, come è nata la scelta di istituire questo assessorato? Allora, questa idea nasce da un'associazione che si chiama Cuore e Tamor, che negli scorsi anni ha proposto ai vari comuni i giochi della gentilezza da dedicare ai bambini, quindi attività che potessero in qualche modo ricordare gentilezza, gesti gentili e attività da fare soprattutto con i bambini, ma non solo. Quindi noi i primi anni abbiamo dato un patrocinio, un anno invece abbiamo anche organizzato delle letture gentili per i bambini più piccoli di Preseca, e poi è venuta la proposta di istituire l'assessorato e il nostro comune Novotti ha accettato di buon grado questa iniziativa, e quindi sono stata il primo assessore in Toscana e in provincia di Arezzo ad essere l'assessore alla gentilezza. È una cosa, insomma, che comunque dà lustro e fa piacere, visto anche i primi tempi la gentilezza era un po' considerata soltanto un discorso legato alle buone maniere, no? Mentre ora, se ci fate caso, viene integrata in tantissimi argomenti, dall'ambiente alla politica, a tutta una serie di attività, e questo quindi ci legittima ancora di più a svolgere questo ruolo. Senz'altro, quindi è di grande importanza anche in un momento come questo, per esempio del Covid-19 che stiamo vivendo, ricordare il valore della gentilezza. Di cosa si occupa in particolare questo assessorato? Allora, l'assessorato alla gentilezza non è dato a aiutare rispetto a tutti quelli che sono dei bambini, ma anche adulti, nell'ambito di quelle che sono proprio le politiche giovanili, le politiche per le pari opportunità, nel senso anche più generico del termine, non soltanto legato appunto a quello che a volte si immagina, soprattutto al ruolo femminile o alla violenza, quindi non solo, ma anche tante altre attività. Come per esempio ultimamente abbiamo fatto un convegno nel nostro comune legato alla sostenibilità, e proprio in questo ambito abbiamo dedicato una giornata alla gentilezza con la dottoressa Graziella Triulla, che ci ha accompagnato nel racconto delle parole gentili, quindi sia le parole gentili relativamente all'ambiente, perché in questo caso noi si parlava di ambiente nel nostro convegno, che proprio il linguaggio di tutti i giorni, come a volte una parola in maniera sbagliata o con l'accezione sbagliata possa in qualche maniera confondere anche quelli che sono gli intenti di chi parla. Quindi anche la parola, anche un libro, caro figlio ci ha insegnato, no, con il suo libro che è appena uscito, del Coraggio della Gentilezza, che è collegato soprattutto al ruolo politico, che anche le parole gentili e le azioni gentili anche all'interno della politica fanno veramente la differenza e danno un senso importante nella nostra comunità. Quindi sono un po' questi i progetti, ecco, principali che avete realizzato, ce ne sono magari altri da ricordare o comunque qualcosa che le piace, pensare in cantiere per il vostro comune? Sono le azioni gentili sostenibili nei confronti del nostro territorio, che riguardano dalla raccolta differenziata, rifiuti zero, alla raccolta delle acque, a tutta una serie di azioni che non sono soltanto legate all'assessorato alla gentilezza, ma ovviamente anche a quella all'ambiente. Poi abbiamo organizzato lo scorso anno, proprio in questa giornata, un'iniziativa con i bambini e i ragazzi delle scuole del primo ciclo, quindi materna, elementare e medie, chiedendo a loro di raccontare la gentilezza. E sono venuti fuori veramente dei progetti molto belli, perché i ragazzi attraverso dei cartelloni, attraverso delle frasi, hanno raccontato quello che secondo loro era la gentilezza, partendo dal rispetto per se stessi e quindi nei confronti anche degli altri, raccontare la scuola come un luogo gentile in cui si imparano tante cose, la solidarietà e il rispetto reciproco. Quindi queste sono, diciamo, le cose che per ora abbiamo portato a termine. Abbiamo poi anche quest'anno fatto delle letture con i bambini più piccoli, proprio nell'ambito del progetto di Nati per Leggere al Nido,
dove hanno insegnato le operatrici l'utilizzo di alcune parole gentili, quindi siamo proprio partiti dai bambini di un anno fino ad arrivare a quelli della terza media. Nel prossimo periodo, e doveva essere in programma addirittura quest'anno, ma il Covid non ci ha permesso di fare questa iniziativa, è quella di dare merito a delle persone che nel nostro territorio si distinguono proprio per la gentilezza e quindi creare degli ambasciatori alla gentilezza, sia nell'ambito culturale, sociale e ambientale. Quindi sarà una cosa che magari vi racconterò, se avrete voglia, quando la metteremo in campo, in un momento magari in cui è possibile anche dare più valore a queste azioni, che però sarebbe stata veramente una cosa fatta un po' così sottotono. Sotto.